Le origini risalgono a quando purtroppo, disgraziatamente, l'amministrazione Orlando ha deciso di andare avanti con il programma sulla ZTL, condizionando notevolmente tutte le attività commerciali che insistono soprattutto su Via Roma e mettendole veramente in ginocchio, tant'è che oggi ci troviamo con quasi tutte le vetrine vuote lungo la Via Roma. E non ci sono stati peraltro nessun provvedimento a favore, e quindi a maggior ragione la situazione si è complicata e oggi ci troviamo con quasi tutte le attività commerciali che non possono andare avanti. Cause, Cauraffitti, ZTL, secondo te qual è la cosa principale? Ma la cosa principale è la ZTL, così come dicevo, perché ha diminuito notevolmente la possibilità di chi vuole andare ad acquistare in via Roma e in centro e deve necessariamente pagare il ticket e quindi il pass, non può accedere, e quindi a maggior ragione c'è stato già un forte calo delle persone che potevano andare a fare acquisti. In più la situazione della pandemia ha messo in ginocchio un po' tutta quanta l'economia cittadina, quindi a maggior ragione il quadro si è complicato. Alessandro, tu stai portando avanti questa battaglia relativamente al suo pubblico, quindi il rinnovo delle concessioni. La consigliera Gentile, diciamo, ha esposto delle critiche dicendo non è possibile fare dei rinnovi generalizzati, bisogna fare delle distinzioni. Cosa ti senti di dire? No, io mi sento di dire che già tutte le attività commerciali hanno subito un danno veramente quasi irreparabile, e il minimo che si può fare è cercare di poterli aiutare dando una deroga a quello che il governo nazionale peraltro ha fatto. E tengo a precisare, in Senato c'è un'attività e una proposta che la Lega in primis sta portando avanti proprio per cercare di aiutare tutte le attività commerciali a arrivare fino al 31 dicembre in deroga per poter utilizzare il solo pubblico già utilizzato. Ovviamente il 31 marzo finisce il periodo d'emergenza e quindi dal 1 aprile si inizierà a pagare, ovviamente pagando quello che c'è da pagare di concessione.